visto che scappavano da dietro. Ma cos'erano, due ragazzi? Ragazzi sicuramente, probabilmente, scappavano veloci. È questo l'ultimo fotogramma della rapina avvenuta stamane in via della Spiga a Milano, dove un gruppo di giovani armati di mazze e asce ha rapinato lo storico negozio di orologi Frank Muller. Erano le 11.40 circa quando sono entrati in azione, mettendo a segno un colpo grosso che tra orologi e gioielli potrebbe rivelarsi milionario. Sull'asfalto di una delle strade più note dello shopping di lusso resta a terra un'ascia, un borsone e un berretto, forse perso da un rapinatore in fuga. Un dipendente del negozio è stato medicato al policlinico, un altro ha rifiutato le cure mediche, ma è sui fuggiaschi, forse sotto otto, che si concentrano le attenzioni dei carabinieri. Per agevolarsi la fuga hanno lanciato due molotov, un dettaglio che lascia pochi dubbi. Il piano di azione è stato preparato in ogni dettaglio, ma i militari sperano in un passo falso per poterli individuare. La gente scappava e gli altri se ne scappavano dentro il negozio. Chiuso. Botte forte? Botte le molotov che hanno buttato. Ma per strada, quando vedevano che... Ma l'ascia l'hanno usata? L'ascia, visto che scappavano, poi l'hanno buttata per terra.